Incidenti stradali che coinvolgono animali, in particolare i cani randaggi, sono eventi sfortunati che possono purtroppo capitare a chiunque guidi un'auto, specie nelle strade di campagna o di collina. È importante tuttavia sapere quali sono le conseguenze di questo comportamento, specie da un punto di vista legale. In questo video vedremo pertanto cosa succede se si investe un cane randaggio o meno. Si può essere incriminati o condannati a pagare un risarcimento? Chi agisce in questi casi? Se siete tutti pronti, ecco un video che potrebbe interessare ciascuno di voi. Sigla! La legge. La nostra legge punisce l'uccisione o il maltrattamento di un animale, comprese le ferite, solo quando ciò avviene per motivi futili o per crudeltà. Elemento essenziale quindi del reato è il cosiddetto dolo, ossia la malafede. Ci deve pertanto essere l'intenzione di fare del male all'animale senza una valida ragione. La semplice colpa non è punibile, almeno sotto un profilo penale. Dunque l'automobilista che investe un cane senza volerlo, seppure per una condotta di guida imprudente o in violazione dei limiti di velocità, non può essere punito penalmente come lo sarebbe se investisse invece una persona. Non è però da escludere l'applicazione di sanzioni amministrative, quelle cioè conseguenti all'eventuale violazione del codice della strada nel caso ad esempio di eccesso di velocità o di guida pericolosa. Ma a tal fine è necessario che vi sia l'accertamento di un agente della polizia nell'immediatezza. Solo quest'ultimo infatti in qualità di pubblico ufficiale ha il potere di accertare l'illecito e comminare la sanzione. Potrebbe succedere che l'investimento del cane avvenga in assenza di poliziotti ma in presenza di altri automobilisti o passanti, i quali magari alla vista della scena potrebbero avere la tentazione di prendere il numero di targa e segnalarlo alla polizia o magari di fare qualche foto. Quali sono in questa ipotesi le conseguenze per il conducente che ha investito il cane? Nessuna. Difatti, come vi ho detto prima, non è né possibile sanzionare l'automobilista sotto un profilo penale in assenza di malafede né sotto un profilo amministrativo. La multa stradale infatti richiede l'accertamento diretto da parte dell'agente. Le eventuali telecamere di videosorveglianza comunale non sono abilitate per la contestazione delle violazioni del codice della strada, a meno che non si tratti di quelle degli autovelox o dei tutor. Esse infatti sono poste solo per fini di sicurezza urbana. Se il cane dovesse essere di proprietà privata, l'automobilista sarebbe tenuto a risarcire il danno al titolare, non importa se il cane non è di razza o non è registrato all'anagrafe canina. Viceversa, se il cane è randaggio, l'investitore non sarà neanche tenuto a risarcire il danno, non essendoci un proprietario danneggiato. Se si investe un cane, la prima cosa da fare è fermarsi in sicurezza. Bisogna poi verificare le condizioni dell'animale e chiamare immediatamente i soccorsi se è ferito. Se il cane dovesse essere deceduto, bisognerebbe toglierne la carcassa dalla strada oppure avvisare le autorità affinché vi provvedano. Vediamo cosa succede se il cane viene solo ferito. Investire un animale e non fermarsi può essere considerato come omissione di soccorso, anche se il cane è randaggio. Se infatti ferisci un animale mentre guidi, è tuo dovere fermarti e assicurarti che riceva aiuto. È quanto stabilito dal codice della strada a seguito della modifica apportata dalla legge 120 del 2010. Questa normativa stabilisce che chiunque sia coinvolto in un incidente che causi danni a un animale deve fermarsi e fare tutto il possibile per garantire che l'animale riceva assistenza tempestiva. Questa responsabilità si estende a tutti gli animali, siano essi domestici come cani e gatti o animali da reddito come ad esempio mucche e capre o addirittura animali protetti. Chi tira diritto e non presta soccorso all'animale investito può essere sanzionato con una multa da 422 a 1694 euro. L'obbligo di soccorso non riguarda solo chi guida il veicolo ma anche i passeggeri presenti al momento dell'incidente, che devono anch'essi contribuire a garantire l'assistenza all'animale. In questo caso però la multa è leggermente inferiore, oscilla tra 83 e 331 euro. Quindi se investi un animale o sei testimone di un incidente che coinvolge un animale, è importante verificare subito le sue condizioni e cercare aiuto. Se non esiste un numero specifico per il soccorso di animali, puoi contattare la polizia locale o il servizio veterinario dell'ASL della tua zona, che deve essere disponibile anche di notte e nei giorni festivi, oppure potresti chiamare le forze dell'ordine come carabinieri e polizia di Stato. Oltre al codice della strada, anche il codice penale interviene in questi casi. Se l'animale muore a causa dell'omicidio
dell'omissione di soccorso che ha causato l'incidente può essere accusato di uccisione di animali, un reato che prevede la reclusione da 4 mesi a 2 anni. Non cambia nulla se l'animale coinvolto è domestico, selvatico o randagio. La normativa sul soccorso vale per tutti gli animali, selvatici inclusi. In questo caso, oltre ai numeri già menzionati, si possono contattare la polizia provinciale, i centri di recupero della fauna selvatica o altri servizi competenti che potranno fornire indicazioni su come attivare il soccorso necessario. Se non hai responsabilità per l'investimento del cane randagio, magari questo è spuntato all'improvviso dal ciglio della strada mentre tu marciavi a velocità moderata, allora potresti chiedere risarcimento al comune ente responsabile per la custodia dei cani randagi. Per chiamare in causa il comune e chiedergli risarcimento, anche a causa di una fuoriuscita dalla strada per evitare di far male all'animale, esistono però alcune difficoltà. Secondo infatti la Cassazione, il comune non è responsabile per l'incidente stradale causato dal cane randagio se il danneggiato non dimostra che l'ente locale era stato già messo al corrente con apposite segnalazioni della presenza dei randagi nella zona in cui è avvenuto il sinistro. Una prova assai difficile da fornire se non si è residenti nei paraggi e non si conosce la storia del quartiere. Neanche l'assicurazione è tenuta a risarcire i danni procurati dai cani randagi, atteso che questa copre solo le conseguenze derivanti dalla circolazione stradale. Questa è la legge. Ciao amici, se vi interessa sapere cosa dice la legge, come va interpretata, cosa si può fare e cosa non si può fare, il tutto in un linguaggio semplice ed accessibile a tutti, iscrivetevi al mio canale. Questa è la vera legge.